Ben ritrovati amici di TG Architettura. In apertura una notizia che riguarda i professionisti. Anche loro infatti potranno accedere al fondo di garanzia. Si tratta del fondo del Ministero dello Sviluppo Economico che finora ha erogato finanziamenti alle piccole e medie imprese. L'estensione ai professionisti è contenuta in una bozza di decreto del Ministro dello Sviluppo Economico predisposta nei giorni scorsi per attuare una norma del decreto del fare che prevedeva il rafforzamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Con questo obiettivo la nuova bozza rende possibile ottenere le risorse utili all'avvio e allo svolgimento della loro attività anche ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali. E parliamo ora di un evento molto speciale. Il 4 marzo, nella sede del Robert Kennedy for Justice and Human Rights Center Europe a Firenze, ha inaugurato la mostra Ladies for Human Rights di Marcello Reboani, curata da Melissa Proietti in collaborazione con RFK Center Europe, patrocinata dal Comune di Firenze. La personale dell'artista romano, che rimarrà allestita, lo ricordiamo, fino al 6 aprile 2014, è composta da 18 ritratti di donne straordinarie che a partire dal XX secolo si sono impegnate nella difesa dei diritti umani in tutto il mondo. In occasione della nuova tappa fiorentina, l'artista dedica un particolare tributo a Ethel Kennedy, moglie del senatore Robert Kennedy e madre dei suoi 11 figli, tra cui Kerry Kennedy, attuale presidente di RFK Center for Justice and Human Rights. Torniamo ancora a parlare di attualità. Industria e residenziale hanno raggiunto risultati apprezzabili nel risparmio energetico. È quanto emerge dal terzo rapporto annuale sull'efficienza energetica, predisposto dall'Enea. Il rapporto analizza i risparmi energetici conseguiti in seguito all'applicazione del Piano di Azione Nazionale per l'efficienza energetica, PAE, e della Strategia Energetica Nazionale, SEN. Grazie all'applicazione delle misure del PAE, nel 2012 è stato registrato un risparmio energetico complessivo di circa 75.000 gigawatt orari per anno, cioè il 30% in più rispetto al 2011 e il 60% dell'obiettivo fissato dal PAE per il 2016. L'industria e il residenziale rappresentano l'80% del risparmio totale conseguito. Ed ora parliamo di un progetto, una sontuosa residenza nobiliare del XVI secolo, nota con il nome di Palazzo del Condestable, è stata convertita in centro culturale per opera dello studio Tabuenca en Leache Architectos. L'intervento, a cura dello studio, ha previsto il recupero dei solai in legno precedentemente nascosti dai controsoffitti. La realizzazione di un nuovo nucleo centrale, a seguito della copertura della corte inizialmente scoperta, e la realizzazione infine di un secondo blocco distributivo all'interno di una piccola corte.